Fra. Dai Silvio, dici come va? No, come, prima va? Tutto mi adeguo, come va l'esperienza? Il Berlusconi Bistris. Mi consente, questo è il mio quarto mandato. Ho avuto l'onore di guidare il paese per questo che è il quarto mandato. Ho avuto ben 7 avversari delle sinistre che ho mandato tutti a casa, Gribio. Io invece a casa ci torno dopo ad Arcore, che devo andare a trovare il mio amico Fedele Confalonieri. Come sta Ronaldinho? Ronaldinho purtroppo adesso è un attimino stanco perché è andato in Brasile l'altro ieri a fare una festicciola e mi ha detto te la lascio andare? Sì, perché dopo comunque il derby che sono rimasto alquanto abbacchiato e direi un po' infastidito da questa prestazione un po', diciamo, da UDC. Al quale comunque rivolgo l'invito a Casini di che le porte sono spalancate, è un mio grande amico, ho molta stima per lui, dico solo di non perseverare negli errori. Ma Silvio, ma la storia di Mastella? Mastella è un leader politico di grande carisma che io ho sempre rispettato, perché comunque lui ha un'idea chiara delle istituzioni e credo che faremo un grande risultato insieme, un valore aggiunto a cui la nostra coalizione deve guardare con rispetto. Ma adesso Giulio ci dica come sono lì i Tremonti Bond, beh, i Tremonti Bond. No, beh, allora il progetto adesso di legge che faremo in Consiglio dei Ministri, perché dobbiamo trovare 12 mila miliardi per la crisi. Allora noi abbiamo un fondo perequativo che dopo tu accedi, che serve per le aree di interesse strategico, i settori in crisi. Allora noi facciamo una cosa, sosteniamo il settore così come ci ha chiesto di fare l'Europa. Vai. Stai filmando? Perché è importante? Allora io sono qui perché stavo passando, no? E è bello qua. Poi ho visto questo palazzo qui e mi hanno detto che qui dentro fanno cose un po' che non vanno bene, no? Ciao, niente, no? Allora sono venuto qui che volevo dire allegria. Dimmi, dai. Devo parlare, fammi le domande. No, davvero, che è un caso irrecuperabile. Ma l'immigrazione del resto proprio irrecuperabile. Dica. Ci facciamo una relazione su la tunica. Tunica non c'entra niente. Comandamenti. No, ecco, sai che bisognerebbe fare parlarne un po', diciamo, ai tempi di Marco Gallio. Papa gay!